Uomini e profeti con Felice Cimatti. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a Uomini e profeti, sabato 24 dicembre 2022. Enzo Bianchi, padre Bianchi, ben arrivato, bentornato a Uomini e profeti. Grazie per essere con noi. Ricordate, appunto, siamo qui per parlare anche del suo libro Cosa c'è di là, Inno alla vita, pubblicato dal Mulino. Padre Bianchi, le chiederei prima però anche a lei un commento sul gesto di chi rifiuta di andare a ammazzare fra l'altro ucraini e russi, appunto, per molti aspetti sono molto vicini, sono fratelli, come diceva poco fa Alfio Nicotera. È un gesto di vigliaccheria, no? Come forse molti penseranno. Oppure è un gesto che individua qualcosa al di là delle ragioni dell'odio e pensa forse che testimoniare questo al di là è l'unico modo per lavorare effettivamente per la pace? Ma io devo ricordare che sono stato uno dei pochi d'Italia che nel 70-71 abbiamo fatto le battaglie per l'obiezione di coscienza, e sono stato anche in tribunale a testimoniare per i primi obiettori di coscienza condannati. Quindi ho ben presente il problema, e all'interno della nostra società, della nostra cultura e anche tutta la sua ispirazione cristiana. Conosco poi bene la situazione sia dell'Ucraina che della Russia, perché sono due nazioni che frequento soprattutto per ragioni ecumeniche di chiesa, e so che in Russia c'è stata una lunga battaglia per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ma si è giunti, e c'è stato un grosso contributo da parte della Chiesa ortodossa, che ha una spiritualità che addirittura alcune radicalizzazioni di una mitezza e di una non violenza che ripudia addirittura la difesa. Quindi hanno fatto sentire la loro voce e si è giunti a un riconoscimento della legge da parte del governo. In Ucraina questo non c'è, con ogni probabilità, data la situazione in cui l'Ucraina si sente ancora minacciata, però io credo che da una parte e dall'altra ci sono delle ragioni di grande umanesimo, perché rifiutarsi di fare il servizio militare, di entrare all'interno della logica di una guerra con l'uso delle armi, con assolutamente l'uso della violenza, è un gesto non da vile, non da vigliacchi, ma che richiede una grande forza, anche perché è un gesto che normalmente viene pagato a un prezzo, ed è porre un segno che bisogna assolutamente andare oltre la violenza con la mitezza, con la non violenza. Certo, non è facile, sappiamo bene le storie di quanti hanno percorso questa via e i prezzi da loro pagati, addirittura con la morte, però non sono dei traditori, sono persone che hanno un grande coraggio e che testimoniano che c'è qualcosa più forte dell'odio, qualcosa che deve sostituirsi alla violenza, rinunciando addirittura all'autodifesa. Certo, questo è il cuore più scandaloso, mi permetto di dire, del messaggio cristiano. È così, è il messaggio cristiano più duro, che neanche le chiese osano ripetere con schiettezza. Eppure nel Vangelo c'è da parte di Gesù questa rinuncia addirittura alla difesa, rinuncia alla violenza. A chi ti dà un colpo sulla guancia, tu offri gli altri, ma non entrare nella spirale della violenza, dell'inimicizia, della guerra. Ci vuole un grande coraggio. Questo è il punto. Un grandissimo coraggio, fra l'altro questo è un primo punto da ricordare.
il gesto di chi rifiuta di uccidere un proprio simile, anche quando il proprio simile è aggressivo nei tuoi confronti, è un gesto straordinario, un gesto scandaloso. Padre Bianchi, ribadiamo questo punto, perché si sente tante volte parlare, no, di persone che usano la parola cristianesimo o si dicono cristiane, e però poi non è tanto chiaro cosa voglia dire essere cristiani. Ecco, in questo caso essere cristiani vuol dire essere cristiani in modo integrale, vuol dire prendere sul serio quello che c'è nel Vangelo, ad esempio. Allora questi uomini, questi giovani che rifiutano di uccidere i propri simili, sono forse fra i pochi veri cristiani che troviamo in circolazione, anche se forse non lo sono nemmeno, non sentono nemmeno di esserlo. Però ecco, nel loro gesto testimoniano la potenza scandalosa del cristianesimo. Guardi, giustamente gli ebrei, che sono molto onesti e sinceri, io ricordo il mio professore straordinario, un ebreo, rabbino, il quale diceva: tutto di Gesù noi possiamo certamente accoglierlo bene. C'è un dato che ci scandalizza e ci sembra inumano, quello di amare il nemico e di permettere che lui ci offenda e non rispondere con la violenza. Ecco, queste lezioni di questo rabbino a me a Gerusalemme mi avevano molto impressionato e mi hanno fatto capire il nodo estremo del Vangelo e del cristianesimo, che le chiese a un certo punto hanno proclamato durante la persecuzione dell'impero romano, ma da Costantino in poi in qualche misura hanno totalmente dimenticato e hanno trovato le ragioni per cui valeva la pena difendersi e usare la violenza contro la violenza e invocare un diritto alla difesa anche con la violenza. Ecco, Gesù no. Gesù e i cristiani che vogliono essere davvero seguaci di Gesù, sine glossa, sine commento, radicalmente, certamente scelgono questa strada difficilissima, scandalosa, che è quella di accettare su di sé il male, ma di non farlo, di prendere su di sé la violenza. D'altronde la grande immagine che il cristianesimo dà è quella dell'agnello mite e afono che viene sgozzato senza opporre resistenza, perché un agnello non può opporre nessuna resistenza ai lupi e non può opporre nessuna difesa. Quello è l'emblema del cristianesimo, ci piaccia o no, è scandaloso anche per noi cristiani, però dobbiamo fare i conti con questo. Altrimenti, no, appunto, ci vuole forse più moderazione nel dirsi cristiani. Allora, Bianchi, sì. Cosa c'è di là? Il titolo del suo libro, Inno alla vita. Arriviamoci piano piano, vediamo proprio anche, no, questi ultimi tempi in cui sembra che le cattive notizie siano sempre prevalenti rispetto alle buone notizie. E è facile, molto facile, farsi prendere dal pessimismo, farsi prendere da quell'umore, da quell'affetto triste, no? Della mancanza di speranza, della mancanza di gioia di vivere, e pensare che l'unica soluzione sia difendere la propria posizione, i propri confini, il proprio atteggiamento, in un atteggiamento di chi dice: in questo momento l'unica cosa che possiamo fare è stare ben chiusi dentro la nostra casa. La nostra o quelli, sì. No, nel nostro recinto, chiamiamolo così, e poi si vedrà. Allora invece il suo libro arriva: no, guarda, c'è un al di là, c'è sempre un al di là. Forse ecco, questo punto è l'elemento più interessante del suo libro. È come se in ogni momento in cui è forte la tentazione di chiudersi, di rinchiudersi, lei dicesse: attento, ti stai ammalando, sei malato di chiusura, sei malato di solitudine, sei malato di mancanza di speranza. Come nasce questo sforzo, questo gesto di provare a immaginare un al di là da quella chiusura che invece è così asfittica e così anche pericolosa, perché guarda soltanto all'indietro, al passato, a un mondo vecchio che forse è il caso che finisca? Ma io temo che questo momento che noi stiamo vivendo veramente è un momento di asfissia, di chiusura, chiamiamolo anche di società depressa, ma manca l'orizzonte di speranza. Siamo veramente in un recinto, non osiamo non solo non guardare al di là,
ma neanche pensare che al di là del recinto ci sia una vita, che ci sia una possibilità diversa di vivere come noi invece facciamo nel recinto. E questa mancanza di speranza è soprattutto presente nelle nuove generazioni. Questa è la cosa che più mi rattrista, perché quando si è giovani è la speranza che ci tiene in piedi, è la speranza che rende l'uomo eretto, con la fronte alta, dicevano già i latini. E in questo momento invece questa forza sembra venire a mancare. Invece io credo che dobbiamo veramente aprire il varco, andare al largo, osare, rischiare, non avere paura, non chiuderci all'interno di orizzonti asfittici e che non ci permettono di pensare altro. La nostra società ha bisogno di un grande respiro, ha bisogno di grande visione, ha bisogno che ci siano uomini e donne che aguzzano lo sguardo e abbiano un occhio che vede lontano e che sa immaginare anche lontano e al di là di quei muri, di quelle barriere che ormai solcano tutto il nostro mondo e ci impediscono quella comunicazione che noi abbiamo già conosciuto. Allora io credo che occorre davvero uno sforzo di tutti, una volontà, perché bisogna saper resistere alla tentazione della chiusura su di sé, che diventa poi alla lunga un narcisismo e una specie di autocompiacimento senza trovare mai delle ragioni profonde per cui si debba guardare alla vita, guardare avanti. Anche perché nella nostra vita quotidiana ci sono, oserei dire, dei cunei di vita eterna, dei cunei di immortalità, perché noi attendiamo solo un'altra vita di là. Ma già da ora noi possiamo avere delle pepite che troviamo sul nostro cammino e renderci conto che è possibile un altro mondo, è possibile un'altra vita, sono possibili altri rapporti, sono possibili altre visioni. Io credo che questo c'è urgenza, altrimenti davvero le nuove generazioni faranno sempre più fatica ad avere un futuro e a immaginare un futuro per loro e per anche la terra, perché poi noi e la terra abbiamo lo stesso destino. Bianchi, padre Bianchi, per una volta non sono del tutto d'accordo con lei, perché invece mi sembra, no, in questo quadro, pensi tutti i giovani italiani che ormai hanno per certi versi come pensato, vabbè, questo paese è da abbandonare, è un paese per vecchi. E le centinaia di migliaia di giovani studiosi, laureati, lavoranti che se ne vanno all'estero, in fondo ci stanno dicendo: l'Italia è un paese troppo invecchiato, un paese troppo chiuso, un paese che non ci guarda. Oppure pensiamo a quello che sta succedendo in Iran, no? In fondo è una battaglia di giovani donne, di giovani uomini che dicono: no, non possiamo vivere in queste condizioni. O allora ancora in Afghanistan, il gesto bello, il bellissimo gesto, no? I talebani proibiscono alle donne di entrare alle università, gli studenti maschi, che sarebbero gli unici autorizzati a entrarci, escono dalle aree universitarie, come se vedessimo un po' in giro che ci sono queste forze. Forse non sono comprese, forse vengono considerate, no, follie. La saggezza vecchia dice sempre: no, ma questo non è abbastanza, non è un gesto abbastanza potente. Eppure in giro ci sono di questi gesti. E ora gliene propongo un altro musicale, però, Un viaggio celestiale del compositore britannico Dave Hewson con il famosissimo violinista rumeno Alexander Balanescu, quello, no, che qui a Radio 3 è ben conosciuto, scappato dalla, appunto, anche lui dalla Romania ai tempi della dittatura di Ceausescu in Israele, ed è il fondatore del celeberrimo Balanescu Quartet.
Celestial Journey, quello del compositore britannico Dave Hewson, con l'accompagnamento, con la musica del violinista Alexander Balanescu, quello del Balanescu Quartet. Enzo Bianchi, nel suo libro, ma in generale negli ultimi anni, chi l'ha ascoltata, chi l'ha seguito, è evidente che manca paura. Ecco, nel suo libro non c'è la paura del, appunto, dell'aldilà. Mentre invece è il tempo della paura, una paura spesso molto, molto aiutata, molto incrementata, molto raccontata, no? Quanto sono pieni i telegiornali, i giornali, i social media di paure, di eventi paurosi. Leggevo una volta una frase molto bella: non ci sono in giro abbastanza pericoli per giustificare tutte le paure che abbiamo. Perché abbiamo tutte queste paure? Perché il suo libro cerca, come forse molti altri provano a far vedere che tutte queste paure in fondo sono ingiustificate. In fondo il suo libro è un grande libro contro la paura. Bianchi. Ma anche prima, come le dicevo, non è che pensassi a tutto il mondo dove ci sono dei segni veramente di grande speranza, la situazione della rivolta dei giovani e delle donne in Iraq e in Afghanistan. Altri segni ci sono, e soprattutto la nostra società europea che dà segni di stanchezza, di chiusura, e le nostre istituzioni che in questo momento mostrano in maniera epifanica la loro incapacità, la grande visione ad aprirsi sul futuro e ad aprirsi a delle visioni che riguardano tutta l'umanità. Certamente noi in Italia sentiamo anche questo dominio di tante paure. Noi è due decenni soprattutto che la paura cresce, si moltiplicano, le paure vengono fomentate anche per interessi politici, dobbiamo dirlo, per cui questo ha contribuito a restringere la nostra vita, a restringere gli orizzonti, a non osare e avere poca speranza. Ormai noi diffidiamo dell'altro, diffidiamo dell'incontro con chi non conosciamo, e tutto questo non ci aiuta ad avere quell'umanità ricca che invece viene sempre dallo scambio, dal rapporto, dal dialogo, dalla conoscenza di situazioni e di volte nuovi, dal mescolamento delle culture. Tutto questo oggi ci manca. Io sento a volte una certa asfissia anche sui media di come gli orizzonti alla fin fine siano sempre più ristretti e come ci siamo abituati a comunicare, sì, con tutto il globo, con tutto il pianeta, ma in realtà ad interessarci, a vivere di pensieri che sono sempre più localistici, sempre più regionali e che non hanno in orizzonte l'umanità tutta e il futuro del mondo. Quindi le paure sono ingiustificate. Io le vedo vivendo in città che molti hanno delle paure ormai che indubbiamente possono essere suggeriti da degli eventi criminosi che qua e là succedono, ma indubbiamente sono ingiustificate a un certo punto, eppure le persone ormai invocano queste paure per giustificare la loro condotta che osa poco, che si apre poco, che non incontra abbastanza gli altri, che si chiude su se stessa. È un'operazione di suicidio psicologico e per molti aspetti culturale, io credo, che non aiuterà certamente una bella convivenza e una vita piena come noi meriteremmo proprio per la nostra storia e le nostre capacità. Bianchi, come nasce, ci permettiamo una domanda più personale ora, come nasce nel suo percorso spirituale di questi anni un libro come questo, un libro inatteso? Da quello che ho capito anche la sua casa editrice non era tanto, non se l'aspettava così all'improvviso, così un libro anche così pieno, così potente e soprattutto un libro così pieno di vita. Da dove viene questa forza, da una voce come la sua che conosciamo da tanti anni e che forse sembrava una voce che ci avesse detto già tante cose? Ecco, però questo inno alla vita
ci ha sorpresi, è una bellissima sorpresa, fra l'altro, Bianchi. Io devo dire che ho sempre conservato due relazioni che per me sono molto forti. La prima è la relazione con gli uomini e le donne che incontro, senza scelte elitarie, proprio dalle persone più semplici che incontro quando vado a passeggiare nelle vigne del Monferrato, a chi incontro nel bosco, a chi incontro eventualmente in luoghi di ricerca intellettuali o in confronti intellettuali. Per me, là dove c'è un uomo o una donna, veramente c'è Dio. Dico Dio nel senso più pieno del termine. Incontrare il divino. E quindi per me è sempre uno stupore il volto dell'altro, cercarvi di leggere dentro cosa gli brucia nel cuore e potere per molti aspetti e per quanto si può mettere il cuore accanto al cuore di un altro. Mi sembra un miracolo, mi sembra una cosa che mi riempie la vita e mi dà forza ogni mattina e incomincio anche adesso che ormai a giorni compirò 80 anni. E poi un altro grande rapporto con la terra. Io ho bisogno della terra, anche adesso che vivo a Torino, ho la fortuna di avere fuori casa un piccolo orto, ma che lavoro, che mi dà gli ortaggi per me e per alcuni vicini, perché io consumo certamente poco, ma dei vicini vengono e possono servirsi dei frutti di questo mio orto. E questo rapporto con la terra, le stagioni, il seguire, tutto questo mi fa amare la terra come me stesso, ma una terra in cui ci sono i volti degli altri. E mi creda, io non ho mai trovato qualcuno che valga la pena di non guardare in faccia o di ripudiare o di odiare, perché anche magari chi mi ha fatto del male, se mi guarda e se io lo guardo, io vedo nel suo sguardo un'invocazione di compassione e non posso far altro in quel momento che lasciare che un sentimento di simpatia esca da me e lo raggiunga per quanto è possibile. Questo mi dà una grande forza, mi aiuta a vivere, non mi fa sentire solo, mi fa vivere e mi fa morire con gli altri. Ecco, questo è il punto, no? Diciamo, da una lettura disattenta oppure ad un ascolto disattento, qualcuno potrebbe pensare: ma come si fa a vivere bene avendo sempre in mente anche il fatto che la propria esistenza è comunque un'esistenza finita e che l'orizzonte di questa esistenza prima o poi si chiuderà con la morte? Allora, come si fa a far stare insieme il pensiero della morte ma anche questo inno alla vita? Come stanno insieme queste due pulsioni che sembrano veramente contraddittorie? Sì, sono una contraddizione. In certi momenti io credo che può indubbiamente essere drammatico questo confronto, questo pensiero tra la vita che abbiamo e che amiamo e la morte che sarà la privazione di questo. Però se noi accettiamo di stare all'interno di generazioni che altri sono stati prima di noi, se io penso a chi mi ha preceduto e penso a quelli che ci saranno dopo di me, all'interno di questo flusso della vita io sento una grande comunione e allora non ho più paura. In qualche misura sono convinto che questa vita, che è una grande comunione continua, che non si spegnerà del tutto. Io non sono tra due nulla, una parentesi. Io sono semplicemente una possibilità di relazione e di comunione con gli altri, che non verrà meno, anche perché quei pochi frammenti di amore pieno, bello che ho vissuti, io li sento come eterni. E so che anche dopo la morte
saranno relazione tra me, quelli che mi hanno amato e chi ho amato. Non possono spegnersi, è impossibile. E quindi tutto questo mi impedisce la tragedia tra la morte e la vita, anche se sento tutto il peso di essere di fronte alla fine delle relazioni tra me e gli altri e tra me e la terra. Possiamo dire che da questo punto di vista un modo per figurarci questo concetto teologico così complicato, così diciamo difficile da maneggiare dell'inferno. Inferno in fondo vuol dire non avere più speranza nella possibilità delle relazioni. No, è avere speranza che l'amore vince anche la morte. Io credo questo, che i nostri amori sono così forti ed eterni, e possono anche amore sbagliati, se sono sinceri, che alla fin fine saranno conservati, non andranno perduti, e tutto questo sarà ancora qualcosa che noi vivremo per sempre. E io credo che questo poi il cristianesimo lo dica in forme certamente di fede teologiche, ma tutto il discorso cristiano sul fondamento del cristianesimo, che è la resurrezione di Gesù, vuol solo dire questo, che Gesù, avendo amato all'estremo, quell'amore suo non poteva andare perduto e quindi è risorto, è tornato in vita, è eterno, e questo coinvolge anche noi. Questo è straordinario. E io vedo, quando ho accompagnato dei morenti mano nella mano, quando sono giunto guardandoli in faccia a dire dai, ci vedremo presto, vai pure, ho visto in loro una dolcezza, una pace che era un messaggio per me. Sì, è proprio così, ci rivedremo. E io questo non posso dimenticarlo. L'ultima cosa che le chiediamo è, no, siamo in tempo da domani, Natale, un periodo di feste, cosa vuol dire festeggiare? No, da domani si festeggia, almeno per quella parte della popolazione italiana che in qualche modo si riconosce nel cristianesimo, è la nascita di un bambino, cioè una nuova vita. Proviamo a pensare questo evento anche per chi non è di questa religione, per chi anche non ha nessuna religione, perché comunque è una festa per tutti, quello che domani si festeggerà con la nascita di quel bambino. Beh, io credo che Natale non è solo ormai una festa per i cristiani, anche poi perché sa, i cristiani nell'immaginario che sa cosa pensano del Natale, non riuscirebbe a pensare che i cristiani pensano il Natale secondo il Vangelo. Io penso che per tutti, quelli che hanno una religione, che non ce l'hanno, comunque in Occidente è diventato un giorno in cui c'è un esercizio di speranza e si vuole sperare. Allora le varie luci che si mettono sono una resistenza alle tenebre, una resistenza all'oscurità. Il fatto che tutti noi sentiamo il bisogno di pensare a chi è solo, a chi è malato, e di fare un gesto perché non si senta solo, non si senta disperato, indica che dentro di noi c'è una bontà che può sempre rinascere. E il segno di un bambino è la nascita, è che il mondo va avanti, e che questa nascita è sempre qualcosa di nuovo, e che ogni bambino che nasce è un miracolo. Io tutte le volte che vedo nascere un bambino mi faccio sempre una domanda: che sarà di questo bambino? E me la faccio con stupore, perché c'è tutta una vita davanti, possibile, che sarà certamente miracolosa, che sarà una vita che va oltre a quello che io ho potuto vedere e sperimentare. Questo è straordinario del Natale. Poi Natale ormai è legato alla pace. Non si può stare Natale
senza la pace. E anche lì gli uomini si interrogheranno su questa incapacità che hanno a fare la pace e a questo essere innamorati della guerra che continua a tornare, perché in fondo sono innamorati della guerra. Io credo che Natale sia quello, e vorrei che lo vivessero soprattutto quelli che sono soli, quelli che sono malati in ospedali, quelli che non hanno più nessuno, che sentissero che comunque c'è una grande comunione tra tutti quelli che sono soli, dovuti a questa speranza che è possibile a tutti, a loro, anche nella loro solitudine, anche nel loro isolamento, e se possano facciano un gesto, che trovino anche loro una parola, un volto, qualcuno per poter dire grazie, sono contento che ci sei. Questo è Natale. E questo è anche il grazie che le facciamo noi, Enzo Bianchi, Cosa c'è di là, Inno alla vita, il suo ultimo libro pubblicato dal Mulino. Grazie per essere stato con noi, Uomini e Profeti, e buon Natale, Bianchi. Grazie a voi e buon Natale a tutti, grazie. Allora, siamo alla fine di questa puntata, vi ricordo la redazione di Uomini e Profeti, il programma è a cura di Benedetta Caldarulo, la consulenza musicale è quella di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, alla console oggi si sono alternati Danilo Martini e Fiore Liborio, domenica 25 dicembre l'avventurosa storia del presepe con Marino Niola ed Elisabetta Moro. Siamo quasi alla fine di questa puntata, un augurio di buone feste a tutti, ci risentiamo sabato prossimo con Felice Cimato.